Buongiorno, vorrei tornare con voi sul tema della famiglia splendida di qualche caffè fa, un video che ha avuto molto successo, molte visualizzazioni perlomeno, ed è piaciuto. Mi fa piacere perché parla di noi fondamentalmente, di noi tutte famiglie che hanno qualcosa da raccontare al mondo. Ci torno sopra perché trovo interessante questa passione per la famiglia, questa nostalgia quasi per una famiglia cosiddetta splendida, che poi in realtà è normale. È normale e parla di affetti. Parla di comprensione, parla di piccoli sacrifici per avere grandi gioie, parla di grandi fatiche per poter tirare avanti anche nei momenti difficili, parla della vita di tutti i giorni, vissuta però in famiglia, in una famiglia che si riscopre unita. Ecco, c'è nostalgia per questo. C'è nostalgia però, c'è nostalgia nel modo della società di oggi, una nostalgia che rimpiange forse una gioia che vede sfuggirgli di mano, ma che non fa nulla per ottenerla. Anzi, in qualche modo è infastidito del fatto che gli altri trovino la forza per ottenerla, si sforzino, vogliano combattere per ottenerla. Perché oggi si vuole tutto subito, senza fatica, e se c'è una fatica da fare, allora si preferisce scappare, si preferisce lasciar perdere, si preferisce cercare di cogliere le cose che soltanto in questo momento mi danno soddisfazione. Cogli l'attimo. E siccome questo cogliere l'attimo alla fine ci lascia insoddisfatti, perché l'attimo poi dentro di sé ha la gioia sì, ma anche la fatica, anche quel rigagnolo di dolore che serve per crescere se affrontato in maniera corretta, allora si passa alla società del riciclo. Allora si scarta, convinti che buttando via e ricominciando si possa ritrovare quella gioia che si è persa. Cancello, resetto, ricomincio da capo. Il problema è che l'uomo non è un disco fisso, non basta formattarlo per cancellare ogni traccia di quello che era il passato. Già, perché noi facciamo memoria, noi abbiamo dentro di noi il nostro passato, noi siamo quello che facciamo, diventiamo le cose che facciamo e quindi non possiamo resettarci e ricominciare da capo come se niente fosse. Allora, se vogliamo una famiglia splendida, così come viene definita, una famiglia piena di affetti, dobbiamo trovare la forza di ricominciare dall'inizio, di non pensare che cambiando qualcosa o cambiando qualcuno ancora peggio si possa trovare quella felicità che manca, ma dobbiamo trovarla dentro quello che siamo. E io credo che noi, famiglie splendide, così come ci siamo definiti con autoironia, dobbiamo testimoniare questo sforzo facendo vedere la felicità che ne deriva. Non negare lo sforzo, ma far brillare la gioia. Buona giornata.